Vediamo in questa guida come creare un account di posta elettronica con Gmail. La posta elettronica di Google è infatti sicuramente la più sicura e anche la più semplice da utilizzare. Bene, quindi per prima cosa ci richiamo sul sito ufficiale di Google, www.google.it. Andiamo poi nella parte in alto a destra e clicchiamo sul pulsante Accedi. Nel mio caso, dato che ho registrato altri account, visualizzo questa schermata, ma voi probabilmente visualizzerete questa. A questo punto clicchiamo su Crea un account e compiliamo i moduli richiesti, quindi inseriamo nome e cognome, scegliamo il nostro indirizzo di posta, che ovviamente sarà formato dal nome che noi diamo, poi chiocciola gmail.com. Quindi ad esempio, clicchiamo fuori per vedere se il nome utente è disponibile o meno. Nel mio caso, come vedete, questo nome utente è già in uso. Io posso sia modificarlo manualmente e vedere poi se l'indirizzo è disponibile, oppure posso provare anche a vedere tra gli indirizzi di posta alternativi che mi vengono forniti, casomai ne trovassi uno appunto che mi possa piacere. Inseriamo una password. Ricordo, come specificato, che la password deve avere almeno 8 caratteri. Inseriamo la nostra data di nascita, il nostro sesso. E poi, in modo facoltativo, possiamo inserire il nostro numero di cellulare e un indirizzo email alternativo. Questi due dati serviranno qualora dovessimo, per esempio, smarrire la nostra password. Allora, per riaccedere, ci verrà inviato nel primo caso un SMS, nel secondo una mail di recupero all'indirizzo che noi qui forniamo. Lasciamo Italia come paese e passiamo oltre. Quindi clicchiamo sul passaggio successivo, accettiamo i termini e le condizioni. E ci siamo, abbiamo creato la nostra mail. Clicchiamo su Continua e da ora in poi, per poter accedere alla mail, dobbiamo recarci nella parte in alto a destra, sempre ovviamente sul sito google.it, e cliccare su Gmail. Eccola qua la schermata del nostro nuovo indirizzo di posta elettronica. Nella parte a sinistra possiamo trovare i pulsanti per scrivere una mail e poi da qui andremo a inserire a chi la vogliamo spedire, l'oggetto e il messaggio, che poi potrà essere abbellito, ad esempio, evidenziando, quindi inserendo qui con opzioni di formattazione il grassetto, la sottolineatura, o comunque tutte, diciamo, le varie impostazioni che siamo abituati a vedere quando formattiamo un testo. E poi troviamo nella parte sinistra la posta in arrivo, la posta inviata e poi il resto, come il cestino, lo spam e quant'altro. Come vedete, Google suddivide le mail per categorie in maniera automatica, quindi ci viene visualizzata una sezione principale dove arriveranno le mail dei nostri amici, parenti e tutte le persone appunto con cui abbiamo a che fare a livello lavorativo e quant'altro. Poi la sezione social dove arriveranno le mail di notifica dai nostri social network e le promozioni. Quindi, oltre a inserire nello spam quelle pubblicità invasive, inserirà nelle promozioni le pubblicità che magari noi abbiamo deciso di voler ricevere, ad esempio iscrivendosi a qualche sito. Quindi questa è la struttura principale. Prima di concludere, vi consiglio anche di seguire un'altra guida che ho realizzato dove mostro come firmare una mail. Bene, quindi per questa guida è tutto.